benvenuti in questo spazio che chi mi aveva preceduto aveva pensato proprio ad un utilizzo così aperto a tante iniziative che il territorio propone e esprime. Su questa, che ha un'ulteriore puntata oggi, noi avevamo investito fin dall'inizio come amministrazione comunale. Ho trovato una squadra che crede molto e ha delle competenze anche all'interno, sono state richiamate prima, importanti, che stanno portando anche a casa dei risultati. Però volevamo fare un po' un salto di qualità su due direttrici. Una zoppica, non lo nascondo, il tentativo di far capire alla rete delle amministrazioni comunali che dobbiamo tradurre in azioni concrete quello che dichiariamo magari in campagna elettorale, e cioè di fare veramente rete tra di noi. E forse uno dei mattoncini che serve a costruire questo percorso è avere delle figure che si conoscono tra di loro, che si sono date degli strumenti, delle conoscenze comuni per abituarsi poi in automatico a non sovrapporsi, a disperdere energie che spesso si fanno su argomenti simili, a rendersi complementari e quindi essere efficaci. Poi magari banalmente, quando hai un progetto, l'hai portato a casa e sprechi d'aria una di quelle che le vive queste esperienze, giornate intere a recuperare la documentazione necessaria con qualcuno che non te lo sa compilare, banalmente. Quindi vedo che qualcuno ne sa queste robe. E dicevamo, questi percorsi formativi potevano essere un'occasione per le amministrazioni comunali per investire su delle proprie figure, per fare in modo che tra di loro si conoscano, perché non sono solo i sindaci che devono costruire un rapporto fiduciario, ma devono essere anche proprio gli operatori nel concreto. Speriamo che questa cosa, un po' alla volta, con tenacia decolli. La seconda invece mi pare la vostra presenza così differenziata oggi nelle competenze professionali lo dimostra, era l'idea che il comune deve fare una sorta di passo indietro, deve avere l'umiltà e anche la lungimiranza di investire su quelli che nel territorio queste cose le possono forse a volte fare meglio, prendendosi la responsabilità di accompagnare, di fare la cabina di regia, da collante, però in una logica di sussidiarietà praticata, quindi con le forze produttive, con i professionisti, con questa bellissima, che ho sentito prima citare, differenziazione di percorsi. Sant'Orso, lo dichiaro in modo esplicito, pensa che queste siano delle premesse per poi far coprogettazione, per fare finanza di progetto seria, quella sana, non quella legata a speculazioni, per non imballarsi, ecco, su una situazione che evidentemente in termini di risorse, se la guardiamo dall'ente pubblico, è ferma, se non destinata a precipitare, e che se invece vuole affrontare le esigenze del territorio deve pensare a dei modelli innovativi per costruire soluzioni. Ecco, fare formazione, portare a casa strumenti, competenze non serve solo, spero, alla singola azienda, ma magari in un'ottica anche proprio di intreccio tra la pubblica amministrazione e voi. E un modo per dimostrarlo è cercare di favorire chi abbiamo verificato le cose le fa seriamente. Mi pare che siamo alla seconda TASPA in poco meno di un anno. Il primo è andato bene, abbiamo visto una buona partecipazione, abbiamo visto un buon grado di soddisfazione, ha permesso anche, voi ne avete il beneficio, di evidenziare delle lacune, dei punti critici su cui si può lavorare per far meglio. Quindi voi dovreste essere già avvantaggiati. Vi saluto, vi sto qua quello che posso ad ascoltare. Magari possiamo farci una promessa: se qualcuno di voi decide alla fine di questa giornata di fare corso, di partecipare, se non lo fa lui mi chiamate voi all'ultima giornata, che ci date una restituzione di come è andata, raccontandoci luci, ombre, per far meglio la terza puntata, o per decidere che è il caso di fermarsi e non farne più, perché se la valutazione, scherzo, fosse negativa è giusto dirselo, e non si vuole far perdere tempo, denaro alle persone se la cosa non funziona. Buon lavoro. Infatti, vi potrà sembrare, intanto facciamo un applauso. Grazie. Ringrazio personalmente la tua presenza, e infatti il senso di quello che volevo dire prima era proprio questo: noi abbiamo fatto in un anno e mezzo 12 edizioni. A Padova non abbiamo un'amministrazione così attenta e vicina sulle nostre tematiche, anzi diciamo che la Regione Veneto e il Comune di Padova in generale, ecco, Padova qualcosa anche magari sta facendo, però non è così vicino.
vicina nell'incubare i progetti nel nostro territorio, come avete la fortuna di avere, non solo credo nel comune di Sant'Orso, ma mi sembra anche una certa sensibilità generale del contermine di 14 comuni. E questo è un bel vantaggio. E, siccome siamo persone che vogliono ottenere il massimo risultati, io quello che vorrei fare non è tanto esprimere un master, ma far sì che il mio lavoro possa essere utile nel far sì che nel territorio nascano delle progettualità. Secondo me la condizione di partenza è molto favorevole ed è un peccato non approfittarne. E, ovviamente bisogna riuscire a dialogare da punti di vista diversi in un territorio che è diverso. Noi le settimane scorse abbiamo fatto molte prove d'esame molto interessanti anche per la Fondazione Einaudi sulla digitalizzazione del patrimonio librario della Fondazione Einaudi, lo studio Ambrosetti che è altro parrocchio, cioè, però per darvi idea pure questi vengono a fare i master in finanziamenti europei. E abbiamo vinto anche una serie di progetti molto interessanti, un Marie Curie con 4 imprese edili del territorio padovano, e questa cosa ci sta facendo molto piacere. E io credo che nel territorio di Sant'Orso si possano intersecare delle cosette che da altre parti è più difficile fare, perché qui potete veramente lavorare su una presenza di economia importante, perché comunque avete un compressore di mano industriale sicuramente rilevante, che però si può integrare fortemente con i temi del turismo, con i temi dell'agrofood, con i temi dell'associazionismo che è fortissimo. Io stesso da Padova ogni tanto vengo ai vostri eventi come quello di Sergio Latouche, e questo combinato di espressioni non è così scontato. Una considerazione: sono andato a vedere anche i dati economici, a Padova e a Milano iniziano ad esserci dei segnali di profonda sofferenza, molto di più nelle aree con termini rurali. Leggevo le statistiche dove Padova inizia ad avere per esempio una media di disoccupati superiore alla media nazionale, e forse il bisogno di andare verso i fondi europei che sento a Padova e a Milano è per il momento quasi una disperata ricerca di una soluzione nuova, laddove invece credo che questa economia, almeno in parte, abbia dimostrato di poter rimanere in piedi. Perché rimane in piedi? Perché evidentemente ha mantenuto delle caratteristiche di filiera corta, di ancoraggio alle competenze del luogo, che sono un valore aggiunto. Però questo non significa che voi non abbiate 80 miliardi di euro di finanziamenti che vengono messi a disposizione dalla Commissione Europea sul 8° programma quadro dal 2014 al 2020 e 760 milioni di euro che, se la Regione ci fa il piacere di approvare, perché va detto che la Regione ha sbagliato nell'approvazione del piano operativo regionale e siamo con 2 anni di ritardo, e questo è un tema sicuramente oggettivo dal punto di vista anche elettorale da far capire alle persone, 760 milioni di euro in Emilia Romagna, in Lombardia sono già arrivati alle aziende del territorio con la prima programmazione, noi ci arriveremo esattamente durante il master, usciranno i primi bandi e si potranno avere i primi soldi a fine 2016, 2 anni dopo la partenza dell'8° programma quadro. Ecco, questo è perché anche gli edifici, per quello che dicevo prima del pubblico, è importante che il pubblico sia molto attento, in questo caso la Regione, nel firmare tutti i protocolli che mettono a disposizione tanti importanti soldini per le realtà con termine. E ecco, detto questo, io sono Andrea Grigoletto, mi presento in questo momento, sono il direttore tecnico di una realtà che nasce dai finanziamenti europei, che è la Fondazione Fenice Onlus, la vedete qui, quindi mi sposto a destra, quindi senza perdere, vedete tutto lo schermo? Sì, perfetto. E la Fondazione Fenice è una fondazione che ho creato come passione nata dal mio lavoro. Io sono tuttora oggi socio di una società di ingegneria ambientale che da sempre ha fatto finanziamenti europei, si chiama Sogesca, una società a cui sono affezionato umanamente perché mi ha insegnato il mio mestiere, ma diciamo che 14 anni fa ho sentito la necessità di mettere a disposizione le mie competenze per il territorio in cui abitavo, e nel mio territorio non c'era un Franco Balzi, non c'erano 14 comuni attenti, c'era tanta zona industriale devastata, lasciata a se stessa. Abbiamo recuperato 8 ettari partendo dall'associazionismo di volontariato, io al contempo 10 kg fa avevo ancora la forza fisica per essere capo scout, e nel 1999 abbiamo iniziato a prendere un primo finanziamento del centro servizi volontariato per fare 30.000 euro di piedi forestazione della zona industriale di Padova. Questo portò dietro altri 150.000 euro di forestazione, con la quale poi abbiamo fatto tutta la forestazione anche della zona tampone di Mestre. Se voi fate caso, quando avete il video andate a Mestre, vedete tutto
la forestazione, quelli sono i fondi di rotazione dei boschi di pianura, e siamo riusciti quindi a sbloccare un finanziamento per la Regione Veneto di 600.000 euro, e tutta la fascia tampone che vedete oggi con le idrovore è stata fatta grazie al rapporto di volontariato di una piccola realtà. Ovviamente col tempo non era più possibile fare questa cosa come associazione, perché nel frattempo ho recuperato insieme a un'altra persona 2 milioni e mezzo di euro per realizzare il parco che vedete in questa situazione. Come si chiama questo? Si chiama autoimprenditorialità e il principio di sussidiarietà che la Costituzione definisce molto bene. Io vengo da una cultura di scienze politiche internazionali, quindi guardo molto e viaggio molto, tutte le mie stati, chi viene con me e anche i miei affetti si devono sempre sorbire che tutte le buone prassi me le vado sempre a vedere, dal Canada, all'Austria, Danimarca, Irlanda, e studio sempre. E sussidiarietà significa che il comune mi ha dato in gestione per 15 anni questo territorio, per cui pago anche 14.000 euro all'anno di affitto peraltro, e io ho recuperato dei finanziamenti che fisso su questo territorio in qualità di fondazione. Oggi questa fondazione, dopo, diciamo, la fondazione è stata creata 7 anni fa, gli edifici sono arrivati 3 anni fa, abbiamo fatto un fatturato di 700.000 euro, ci lavorano all'incirca 4 persone fisse e 15 a vario titolo come guide ecologiche, abbiamo ospitato 450 scolaresche in visita per i nostri percorsi didattici, e formato 1500 installatori su fotovoltaico, pompe di calore, solare termico, home building automation, e abbiamo clienti come Samsung, ABB, Sime, Clima Veneta, Baxi, ok? Quindi facciamo cose di altissimo profilo e facciamo della formazione che aiuti il territorio a ragionare nella logica che abbiamo nella nostra mente. La logica che abbiamo nella nostra mente è che bisogna che ci sia una proattività. Oggi il lavoro è evidente, non te lo regala più nessuno, però rimangono molte opportunità di abbandono. Detroit insegna, la città del fordismo, una città lasciata all'abbandono con i principali tassi di criminalità a livello planetario, e la gente si sta reimpossessando di questa città con le Farmville a livello tecnologico evoluto. Cosa si può fare oggi per uscire dal lavoro? Sicuramente salvare quello che è salvabile, ma anche cercare di usare le finanze che ci sono per attivare nuove idee, nuovi prodotti, perché l'economia non è solo che manchi, è profondamente cambiata, e noi nelle scuole, e qui lo dico con grande senso di amarezza, alle volte continuiamo a formare, specie negli istituti tecnici, delle persone su lavori che non ci sono più. Oggi parlare di ingegnere non significa niente, ci sono 100 tipi di ingegnere, parlare di biologo non significa niente, ci sono 100 tipi di biologie e biotecnologie. Le cose si sono specializzate profondamente, alle volte a noi manca anche la singola competenza di che lavori esistano. Se io parlo di domotica o building automation agli ITIS che ho a Padova, non hanno i laboratori e programmano ancora col PLC, sono tagliati fuori da tutto il mondo del lavoro possibile e immaginabile. Perché ho fatto questo prodromo a tutto questo? Perché i fondi europei non mi sono solo serviti per portarmi un po' di ossigeno alla mia realtà, hanno creato sul territorio una realtà che ha lavorato sulle risorse del territorio. Tra la zona industriale di Padova, 1600 imprese, e la città con la maggiore densità di popolazione per metro quadrato. Queste erano le mie caratteristiche. La persona che taglia il nastro qui è Dieter Salomon, sindaco di Friburgo, città simbolo dell'ecologismo a livello europeo, e è venuto a Padova e mi ha fatto piacere sentire da lui dire che non esisteva una cosa del genere nemmeno a Friburgo. Questo mi ha fatto piacere, e poi ha anche aggiunto che a Friburgo però il parco didattico è la città stessa, la mia città dice non occorre andare dentro un parco per vedere l'impianto geotermico, ma noi le cose le abbiamo applicate agli ospedali, alle scuole, e quindi il nostro tour dice si fa per la città, però un luogo dedicato alla cultura non c'era, quindi sempre orgogliosi delle proprie idee ma molto umili, io dico umilissimi quando si fa e presuntuosissimi quando si pensa, no? Perché l'idea deve essere presuntuosa, essere profonda, avere tutto lo spirito e l'entusiasmo che c'è, poi quando si lavora bisogna avere un'umiltà fuori dal comune. Entriamo, com'è che una realtà di due persone che provenivano dal volontariato con una professionalità di un certo tipo hanno portato a casa 2 milioni e mezzo di euro stratificate in 70-80 progetti uno dietro l'altro. Lo hanno fatto perché hanno capito che uno dei pochi vantaggi della crisi che c'è è che con un buon PC con connessione adeguata e la giusta formazione chiunque può fare e scrivere un bando europeo. Questo è un piccolo dato positivo. Chiunque di voi si connetta al portale Horizon 2020, scarichi il formulario, se ha la conoscenza adeguata
può arrivare a presentare un progetto europeo. Nei nostri obiettivi abbiamo capito che il problema era un problema di conoscenza e io sono profondamente convinto che nella maggior parte delle persone che sono qui vicine non manca il PC, non manca la connessione di solito. Manca la conoscenza di un mondo che è complesso e che attiene a delle competenze specifiche di trovare i bandi per settore, per data, per ambito territoriale, di individuare i partner europei, grandissimo ostacolo enorme che io vedo nelle amministrazioni. Noi facciamo tanta fatica a tenere in piedi le reti europee e per fare i progetti europei bisogna creare delle reti europee che i professionisti che fanno il vostro lavoro, anche per cose meno acclapati, pure i corniciai, che adesso non so se sia l'artigiano che ha 3 metri quadrati o l'azienda che fa cornici per tutto il mondo, questo non ho idea, però intendo dire anche ciò che sembra l'artigiano più lontano è legato a una filosofia di rete. E con questa filosofia di rete negli altri paesi porta a casa dei soldini per la formazione, per l'aggiornamento, per la ricerca, per lo sviluppo precompetitivo, per la commercializzazione, il web marketing, l'information community technology, l'information of thing. Questi sono i linguaggi dell'Europa. E questa immagine disciplina questa passione. Questa persona, a parte la gobba che non sono riuscito a togliere, che non mi piaceva tanto, è una persona col caffè alla sera sopra il computer che sta cercando di fare qualcosa in più per la propria organizzazione, e quelli che vedete scritti sono i principali programmi dei fondi diretti e indiretti, 80 miliardi di euro quelli direttamente messi a disposizione dall'Europa, 760 milioni di euro quelli messi a disposizione invece dalle regioni Veneto, ok? Sui quali viene finanziato di tutto e di più, purché ci si presenti in una certa maniera, e questo non è così scontato. Queste sono le 3 proposte formative, che poi sono la stessa che facciamo a Padova, a Sant'Orso e a Milano. 12 edizioni in un anno e mezzo, nessuno mi è mai venuto a cercare a casa per dirmi di Nicoletto che cosa ha fatto, quindi su questo sono molto sereno. Una 15ina di progetti che sono a vario titolo stati vinti, questo è molto interessante, in un anno e mezzo, una 20ina presentati nelle varie sedi, questo mi fa molto piacere, e ammetto che nel territorio di Sant'Orso in questa edizione vorrei un po' aumentare la capacità di presentare progetti, perché nell'ultima situazione ho visto soddisfazione, ma ho avuto l'impressione che le persone fossero venute per acquisire dati di conoscenza e non siamo riusciti ad arrivare alla presentazione fattiva di un certo numero di idee progettuali. Questa percentuale la voglio alzare. Per alzarla ho bisogno anche di essere chiaro col fatto che le persone che vengono, mi fa piacere che siano motivate, perché hanno la reale possibilità, e spero di dimostrarvelo dopo, in 8 mezze giornate di mettere in piedi un avanzamento del progetto fino alla presentazione del progetto finale. Fa strano non sentire uno che deve riempire un corso e che vive di queste cose, deve essere veramente motivati, però fa parte di quello che voglio fare, perché poi è la mia reputazione che va di fronte al comune, va di fronte alle persone. E soprattutto perché se vedo che funziona da altre parti non capisco perché non dovrebbe funzionare alla stessa maniera in questo caso anche in questa, e quindi voglio provare a capire quali sono le situazioni. Una di queste sicuramente è che credo che in questo momento in questo territorio possano passare molti soldi interessanti. È partito il piano di sviluppo rurale, è partito il Fondo Sociale Europeo, il mese prossimo parte il piano operativo regionale, stanno uscendo i finanziamenti del piano energetico regionale, gli Horizon 2020 a livello europeo sono lanciati su tutte le linee di programmazione, a settembre scade l'Erasmus Plus e Life, avete tutto l'universo mondo per portare a casa tanti 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 finanziamenti. Quindi quali sono le nostre idee? Autoimprenditorialità anche dentro l'ente pubblico, premiare l'iniziativa, lo dico per i comuni, magari non so se esistono anche degli strumenti poi per incentivare questo all'interno dei comuni, però l'autoimprenditorialità non ce l'ha solamente il soggetto che dall'associazione deve tirar fuori un lavoro, perché spesso e sempre di più l'associazionismo genera aziende che lavorano nell'ambito della salute, del benessere, del medicale, di solito è molto provato, però pian pianino anche dall'aspetto poi ambientale vediamo sempre di più che l'associazionismo è un luogo per creare situazioni, ma anche per creare nuove aziende innovative. Oggi ci sono tanti soldini sulle start-up innovative, tantissimi, e spin-off universitari, l'altro grande mondo che si sta affacciando nelle nuove aziende, che usa la joint venture tra università e idea di impresa.
E autoimprenditorialità però anche nell'ente pubblico nel senso indiretto della parola, perché l'ente pubblico, mettendo in piedi un certo tipo di progetti, può creare delle condizioni favorevoli nel territorio perché si esprimano delle economie. Pensiamo a come si potrebbe recuperare in maniera sostenibile e anche con delle economie l'enorme patrimonio che giace dietro le vostre spalle come Villa Rossi. Abbiamo architetti, noi soldini con le fondazioni alle ville li abbiamo portati a casa, la Villa Peraga di Brunza e la Fornace di Noventana sono due esempi di progetti che Fenice ha fatto sul territorio e gli abbiamo portato rispettivamente 300 e 400 mila euro a fondo perduto a tasso zero, a fondo perduto senza nessun tipo di ricorso. Quindi l'autoimprenditorialità è intesa un po' meno, cioè come anche mission sul territorio. Nuovi mercati, quando io parlo di ICT e IoT, oggi chi lavora, vedo che qui c'è molta informatica, chi lavora nell'informatica oggi deve tenere presente che non c'è più solo l'information community technology, cioè ti do il dato. Ci sono tre posti liberi nel parcheggio di Sant'Orso, tre bottiglie sono uscite difettose, ma trasformo il dato in information of thing, IoT, lo elaboro, il sistema dice ci sono tre posti liberi a Sant'Orso, se devi andare all'ospedale parcheggia lì, prendi l'autobus numero 3 e esci dall'altra parte. Adesso momento delicato il parcheggio dell'ospedale. È sfortunato però. Ecco, però quello che voglio dire è che i soldini vengono messi per un passaggio epocale dove già avere il dato, che in molte situazioni, e qui sì, forse in questa parte di territorio può essere un pochino più difficile per capillarizzazione del sistema informatico e roba del genere, non è più sufficiente. Bisogna che dimostri di innovare e di darti un dato elaborato attraverso il mondo delle app, attraverso il mondo delle sinergie fra reti connesse. Questo in qualsiasi campo, da quello industriale a quello civile, a quello del traffico, della mobility e così via. Anche perché fra poco il dato sarà, c'è una colonnina libera per ricaricare la macchina elettrica, ti ci vorranno 2 ore, quindi non andare lì se non hai 2 ore di tempo, il car sharing è disponibile dall'altra parte e così via. Ma nuovi mercati, dappertutto ci sono nuovi mercati, sui trattamenti e le nanostrutture, per esempio mi è capitato di qualcuno che ha recuperato da delle navi fenice un sistema di protezione del legno naturale, verificando in che maniera nel Mar Ionio c'era una componente salina che riusciva a preservare per tanti anni dall'epoca fenicia ad oggi la famosa nave di Pozia, l'isola di Poco, adesso mi ricordo, comunque di Mozia, ecco adesso mi ricordo, ha recuperato questa cosa, ci ha fatto un progetto di ricerca non strutturata e ha messo in commercio un prodotto naturale che adesso va nel commercio, con cui riesce a fare dei trattamenti naturali sulle superfici che nelle conservazioni delle belle arti, con la logica poi di andare nel ciclo di vita del prodotto salutare e così via, sta trovando un suo mercato. Voi pensate che passo enorme ha fatto questo che vendeva vernici. Un soggetto che ha partecipato al nostro master Tone Group, che è di Ora, faceva pompi per tetti, ha dismesso la fornace perché aveva un ciclo energetico troppo pesante, ha fatto un progetto di ricerca innovativa, ha fatto un mattone di argilla e paglia pressata, lo ha messo sul commercio e oggi fa della pressatura a freddo, quindi con un ciclo energetico di gran lunga minore fa pannelli di isolamento e mattoni in argilla. Con questo abbiamo vinto un progetto di ricerca di 600.000 euro e fatto una casa di argilla e canapa con un sistema innovativo dal punto di vista architettonico. C'era lo studio Gravigna e Archibio Design, c'erano 4 imprese edili, Vettorazzo, Il Pozzo, Basso e Gagliazzo Costruzioni, 4 delle più storiche aziende del territorio, che si sono portate a casa 650.000 euro per mettere a punto un modello di co-housing innovativo utilizzando argilla e canapa. Queste cose si possono fare, questo tra l'altro è anche un piano operativo regionale, quindi è una cosa relativamente semplice da portare avanti. Chi sono i nostri docenti? Per fare questo bisogna avere delle armi giuste. I docenti che noi portiamo nel nostro master sono dei docenti di assoluto rilievo. Ivan Boesso, dirigente di Veneto Innovazione, responsabile di progetto che cura delle misure di piani operativi regionali e lavora anche all'interno degli Interreg, che sono dei grossissimi programmi di cooperazione territoriale. E Ivan Boesso è policy advisor a Bruxelles, e è una persona che quindi lavora per la Regione Veneto. Veneto Innovazione è un'agenzia specializzata della Regione Veneto. Perché chiamiamo lui? Perché le prime 2 lezioni lui spiega le politiche e i programmi.
non è una lezione teorica, è una lezione molto pratica. Per me è importante capire quali sono le politiche e i programmi, perché per vincere un progetto europeo la prima cosa da fare è capire che l'Europa fa una call, non un bando. Il casino in Italia è che quando tu digiti su internet bandi, ti viene fuori il bando di gara, il bando di assunzione, cioè un'idea deviata di ciò che sia bando, o perlomeno corretta, ma che non è quella dell'Europa. La call è una chiamata. Io qui uso un aforisma, chi mi ha già sentito non pensi è che quando le cose sono fatte bene bisogna ripeterle. La call è una chiamata. Se il signore là in fondo mi chiama, io non gli racconto che sono Andrea Grigoletto, gli chiedo cosa vuole. Quindi io devo capire cosa l'Europa vuole e nel formulario motivare puntualmente perché io sto chiedendo dei soldi per qualcosa che l'Europa vuole fare. Cos'è che l'Europa vuole fare? Te lo spiega Ivan Boesso, vuole raggiungere un rapporto debito-PIL omogeneo in tutti e 27 i paesi dell'Europa, quindi un'economia omogenea. Vuole che un laureato ad Arad in medicina abbia un titolo equipollente al laureato a Padova in medicina, cosa che dall'anno scorso è fattibile. E i nostri figli, i figli dei nostri medici stanno andando ad Arad a studiare medicina adesso, pazzesco, però cambierà il mercato del lavoro perché il numero chiuso in medicina salterà e quindi anche l'economia della città di Padova sull'università dovrà essere rivista, perché il numero chiuso andava bene finché lì dovevi passare, ma quando una qualifica la puoi ottenere anche ad Arad, il mondo cambia. L'Europa vuole questo, vuole costruire una base comune europea sul transito delle merci, sulle certificazioni delle merci, sui modelli costruttivi sostenibili. L'Europa ci sta chiedendo qual è il modello costruttivo più sostenibile. Con Unione Camere del Veneto abbiamo vinto un progetto Construction 21, potete andare a vedere sul sito, dove abbiamo fatto un censimento di tutte le buone prassi europee sulla costruzione ecosostenibile delle case. Chi è architetto sa che se probabilmente anche in quest'aula io chiedessi questo, verrebbero fuori decine di modelli costruttivi che mi dicono io riesco a farlo a 1100 euro al metro quadrato, io a 1200, 1300, quanti se ne trovano? E nell'ultimo convegno, che è quello che avete visto qui, avevo ancora le cartelline, ve le ho lasciate, sono venute 160 persone e se ne sono referenziate 340, per darvi l'idea. Solo in quel convegno io ho rilevato 5 idee progetto su un modulo costruttivo innovativo. Se ce ne sono 5 in un'aula di 340 persone richiamate, quante volete che ce ne siano in Europa? Il mio compito è dirvi, cercate di capire perché dovrebbero scegliere il vostro progetto, dovete trovare un elemento di innovatività assoluta. Se non è abbastanza assoluto, accontentatevi di un piano regionale, perché può essere assoluto per la regione Veneto, con questo clima, con queste latitudini. Fare una casa in argilla in Africa, le fanno da mo', è che la prima cosa che mi hanno detto i senegalesi, gli ha detto termit, cioè se fai una casa come la pensiamo noi in Africa d'argilla, le termiti te la bucano e te la mangiano in 5 minuti. In Veneto, che non ci sono le termiti, basta un intonaco e la casa, se ha un isolamento buono alla base, può essere fatta in argilla. Quindi vedete che l'innovazione è un'innovazione territoriale, quindi bando territoriale indiretto. Se invece è un'innovazione assoluta come Italcementi, che è venuta al nostro master e deve fare un isolante in fibra di cemento innovativo ed ecosostenibile, questo ha una portata anche per dimensioni a livello europeo e può essere presentata a livello europeo. Quindi bisogna saper fare un certo tipo di discrimini. E il master, allora scusate, gli altri docenti sono poi Marco De Letta, che è il cardine del nostro corso, è la persona che riceve sempre il miglior gradimento e detiene 4 docenze su 8. E Marco è una persona che unisce 3 competenze, è nel direttivo di una grossa società che è Sogesca di Ingegneria Ambientale, per cui usa i finanziamenti per la sua azienda. È una persona che fa consulenza sui finanziamenti europei, ha vinto per esempio Padova Fit, progetto da 12 milioni di euro sull'efficientamento energetico di tutti i condomini della città di Padova, scritto qui, persona che quindi vince molti progetti e da 2 anni a questa parte è docente per il nostro master in finanziamenti europei. 3 sensibilità in uno. A mio modo di vedere è una persona fuori dal normale, con cui io, che sono una realtà ancora piccola, vinco molti progetti e con cui molte persone che si affidano a lui vincono molti progetti. Il progetto, credo, del drone, credo che sia stato scritto da lui e da Giovanni Franco, di quella società, peraltro, e quindi non mi pare che
scorsa, no? Ecco, quel progetto lì era un Intelligent Energy Europe e portò un qualcosa come 500-600 mila euro una rete di scuole europee per realizzare un progetto di educazione ambientale nelle scuole, ok? E Marco De Vetta spiega il cardo del master. Allora, questa cosa ascoltiamola molto bene. Il master, se volete un master nozionistico, andate a fare quelli dell'università. Saprete tutto della Commissione Europea, che può essere utile per alcune cose, saprete i processi decisionali, ma non farete mai un formulario. Se avete bisogno, questo lo so perché l'università mi manda da me, sono venute 20 persone dell'università a fare i master dalle nostre realtà. E tra l'altro in questa edizione, che ce n'è una che sta partendo a Padova, c'è una presenza dentro l'Università di Bolzano e di Bologna, quindi vengono anche da altri comprensori. E detto questo, è molto importante capire che all'interno della docenza, ve l'avevo detto, l'università, perché il carro decumano del master è fatto di queste tappe, e questo è un tema molto importante. Alla terza lezione le persone che partecipano al master, supponiamo foste voi, si dividono in gruppi progetto e individuano tra la terza e le quattro lezioni una scheda progetto per gruppo, primo output chiaro ed evidente. Tirare fuori una scheda di progetto. Una scheda di progetto ha uno schema preciso, è una scheda che serve per essere mandata a partner di tutto il pianeta per partecipare al tuo progetto. È fondamentale, senza scheda progetto è inutile compilare un formulario. Primo step. Tra la terza e la quarta lezione ogni gruppo realizza una scheda progetto. Se qualcuno ha un progetto individuale, di solito sono quelli che fanno autoimprenditorialità piuttosto che hanno un brevetto certificato, però questo poi lo decidete voi, è anche possibile portare avanti un progetto in maniera individuale, anche se lo scopo dell'Europa è fare reti, cioè la rete viene premiata tantissimo sia a livello di progetti indiretti che diretti. Quindi, secondo una metodologia di un certo tipo, le persone si aggregheranno in 3, 4, 5 progetti, ciascuna delle quali tra la terza e la quarta attività redige una scheda progetto puntuale in cui si è scritti azioni, obiettivi, budget, tipologie di partner richiesti e linea di finanziamento che vorrebbe andare a prendere. Seconda tappa, tra la quarta e la quinta lezione, individuare il formulario adeguato. Cioè andare nei vari portali e tirare giù il programma e le 30 pagine da compilare. Il formulario di solito è un termine che viene capito poco, no? Il formulario è un termine comunissimo europeo, la call ha un sito dal quale si scarica la linea guida e il formulario che va compilato per presentare un progetto europeo. Questo formulario per i progetti indiretti è in italiano, per i progetti diretti dovrà essere scritto in inglese. Nella maggior parte dei casi c'è qualche programma che permette di scrivere in italiano, ma è sconsigliato. Quindi nel gruppo che si crea di solito c'è anche una persona che ha più dimestichezza in inglese che aiuta gli altri che magari hanno più conoscenza sul know-how. La terza tappa, individuare i partner. Attraverso il servizio di Eurosportello ci sono due docenti, Ivan Boesso e l'Union Camere del Veneto con Filippo Mazzariol e i suoi colleghi, che hanno dei servizi specializzati istituzionali della European Enterprise Network, attraverso il quale con dei portali particolari vi aiutano a trovare i partner che servono per il vostro progetto. Perché molte volte vedo che il problema è trovare il partner. In edizione precedente, per esempio, questo è stato un problema che ho sentito molto sul territorio. Evidentemente c'è più lontananza di reti, nonostante io ritenga che qui c'è più connettività di conoscenze. Nel senso che ho trovato delle belle idee sul territorio molto elevate dal punto di vista culturale, questo è un merito un po', credo, delle cose che fate parallelamente, però forse le reti sono molto lontane, no? E ci sono delle persone pagate per farlo, che vi danno una mano. Ci sono dei servizi pubblici che lo fanno, European Enterprise Network questo lo fa. Allora, verrà spiegato molto bene come andare su questi portali e la persona nei sabati pomeriggio vi aiuterà a postare la vostra scheda progetto, per quello bisogna avere una buona scheda progetto, su questo portale per cercare i partner che servono per le vostre necessità. Quarto step, il budget. Scheda progetto, partner, formulario e budget. Quattro output. Precisi e chiari, è un master fortemente con spirito esecutivo, cioè vi insegniamo le cose necessarie per mettere in piedi gli step necessari per arrivare a presentare un bando di gara, perché la prova d'esame non è un test a crocette ma è presentare un bando scritto. Quindi quando è finito il master i gruppi continueranno ad incontrarsi. Quando sono pronti mi inviano il formulario compilato, almeno una settimana prima,
convocano la commissione d'esame, ok? E la commissione d'esame, dopo una settimana che ha letto il formulario, dice: secondo me qui è debole, qui è forte, migliora questo, migliora quello. Questa parte non perdetevela, perché è fortemente consulenziale, fatta da gente che ne sa anche parecchio di queste cose e che vi vince i progetti. Quindi voi immaginate che in quattro tappe potete mettere in piedi il formulario, prendervi un mese o due per fare tutto quello che volete. Quando decidete che siete pronti, o magari anche che vi siete incagliati, commissionate la commissione d'esame, noi vi convochiamo e facciamo una chiacchierata per portarvi alla condizione di poter presentare questo formulario. È chiaro che ci deve essere motivazione dall'altra parte. E questa cosa è molto positiva e ci sta portando grandi risultati. Farsi compilare un formulario per un bando diretto costa 5.000 euro più IVA. Farsi compilare un formulario per un progetto diretto 8.000 euro più IVA, e sono i costi minimi che ci sono sul mercato. Con il costo del master, se seguite questa metodologia, che non vuol dire che tutti riusciranno a farla, alcuni magari fanno i consulenti, gli basta sapere quello che serve per dire ai propri clienti: esiste questo bando, perché fanno i commercialisti, gli avvocati, hanno questo tipo di necessità, quindi magari, e poi eventualmente nominano un consulente che scrive i bandi. Altri hanno dei bandi specifici, le scuole hanno gli Erasmus Plus, i bandi Life, hanno però anche tutta una serie di realtà interessanti, ma potrebbero iniziare a far lavorare, vista anche la nuova riforma, le aziende dentro le scuole o le associazioni dentro le scuole, nei tempi morti, come si fa all'estero, si possono fare dopo scuola, programmi innovativi sulla didattica delle scienze, elementi di laboratoriali per creare delle economie dentro le scuole e valorizzare gli insegnanti, sistemi sociali di supporto per le fasce deboli come gli asili nido volontari. A Padova c'è una bellissima iniziativa del Comune di Cadone che fa un nido azzurro con i nonni, quindi i nonni accompagnano i bambini, c'è un animatore, ma i bambini sono lì con la responsabilità dei nonni e stanno nel nido con degli animatori pagati con dei finanziamenti indiretti interessanti, quindi delle forme sociali che permettono di dare dei servizi che altrimenti sarebbero a pagamento, okay? Che però hanno delle microeconomie per valorizzare delle risorse che nelle scuole ci sono. Per l'impresa, portare a casa dei finanziamenti mirati invece sull'innovazione di prodotto, lo sviluppo precompetitivo, e tenete presente che sul mondo dell'impresa c'è tutto il mondo SME Instrument e Fast Track, che sono i due strumenti per le piccole e medie imprese che sono dedicati, c'è tutto un mondo per le imprese in questo momento veramente molto interessante e innovativo. Ecco, e quindi anche chiedo ai comuni di spronare le imprese cooperative sociali, perché sembra che siano percentualmente quelli che vogliono approfittare di meno a livello nazionale dei fondi europei, cioè l'impresa è abbattuta dalla burocrazia, l'idea di rimettersi a fare un progetto con burocrazia gli dà il panico. E però questa cosa va abbattuta, perché a livello europeo noi abbiamo dei competitor invece che usano molto bene i fondi europei per fare innovazioni di prodotto, poi rimane indietro in maniera molto, molto sostenuta se non riesce a fare innovazioni di prodotto. Una piccola diagnosi: quante imprese ci sono qua? Quante piccole e medie imprese ci sono qui in aula? Alzino le mani. Piccole e medie imprese, sì, di partite IVA, professionisti, sono un'altra cosa. Ok, ce ne sono 4-5. La definizione di piccola e media impresa per l'Europa, secondo voi sotto quale fatturato in Europa si è considerati piccola e media impresa? Cioè, fai un esempio, milioni di euro, ti do un'attacca, 10, 5, 50. 50 milioni di euro, la risposta è giusta, sotto i 50 milioni di euro, quanti dipendenti? 250. Cioè la definizione di piccola e media impresa dell'Europa è sotto i 250 dipendenti, sotto i 50 milioni di euro. Non c'è da stupirsi se fate più fatica a portare a casa i fondi europei, perché la rete di impresa, dimostrare di avere reti, l'aggregazione è il tema centrale, perché deve avere un valore aggiunto europeo, e non è detto che una piccola impresa non possa farlo, ma bisogna strutturare un partenariato gatto fatto in una certa maniera, perché se tu hai un prodotto bellissimo, e spesso le aziende italiane hanno dei prodotti veramente innovativi perché la creatività italiana non è seconda a nessuno, deve da un lato essere una cosa buona ma anche una cosa credibile,
In questi giorni c'è stato un grosso appalto a livello mondiale di un osservatorio astronomico che doveva essere a Padova, c'è stata una gara d'appalto di un fondo di cooperazione Europa-Stati Uniti, doveva portare a Padova un nuovo osservatorio astronomico con 300 persone che ci lavoravano nell'indotto. E sul giornale dell'altro ieri leggevo il rettore Zaccaria che diceva come questa cosa fosse stata nella gara di merito vinta dall'Italia, ma poi fosse andato a finire in Texas perché non c'era un piano economico credibile nella proposta italiana, cioè non si riusciva a dimostrare che la buona idea avesse un valore aggiunto a livello planetario. Quindi ci deve essere la buona idea, ma deve dimostrare di avere un impatto europeo, perché i soldi te li dà l'Europa, non te li dà solo per te, vuole che la tua buona idea migliori a livello europeo come impatto quello che esiste. Il progetto e-Twinning ti dà i soldi non per i tuoi studenti, ma perché cooperando queste 5-6 scuole di questi 5-6 paesi metta a punto una metodologia didattica innovativa che possa essere utile per tutti, per spiegare ai bambini concetti che tutti i giorni voi nelle aziende avete bisogno di sapere: ciclo di vita del prodotto, recupero, riciclo, riuso, efficienza energetica, energie sostenibili, life cycle assessment, materiali innovativi, nanotecnologie, ICT, IoT. Cioè, dov'è che impari queste cose, no? Le impari nella scuola. Allora, mettere a punto delle didattiche innovative aiuta che poi il lavoratore queste cose le sfoghi anche nel suo mondo lavorativo. A Friburgo fanno il premio delle volpi dell'energia ogni anno, e con il premio delle volpi dell'energia la parte pubblica dà tutta una serie di soldini alle scuole, dove incentiva i risparmi nelle scuole, e il risparmio glielo ritorna per acquisti dentro le scuole, cosa che per legge per esempio qui non si può fare, almeno per le scuole che erano sotto la provincia, perché abbiamo gli appalti collettivi, quindi che tu risparmi o non risparmi, sempre quello paghi, quindi la gente non è motivata. Però quando abbiamo fatto l'EMAS nelle scuole qui abbiamo visto che questo era un problema legislativo, ma magari lì dove le scuole sono di proprietà del comune, se ci sono asili o cose del genere, dire se risparmiate 10, 5 ve li ritorno per degli acquisti dentro le scuole, potrebbe essere un fatto intelligente. Allora stimolo, no, il fatto che a partire dal bambino che spegne la luce all'impianto innovativo tecnologico, alla capacità magari di un docente che potrebbe essere un ingegnere che ha una soluzione, un architetto, molti ce ne sono per nelle scuole, che danno delle soluzioni innovative, che riescono a portare delle donazioni dentro le scuole, che fanno un laboratorio didattico di efficienza dentro la classe, se raggiunge dei risultati arrivi un po' di odore anche a chi fa le cose. Questa è Europa. Ecco, su questa logica c'è il vero gap che noi dobbiamo cercare di colmare, e non è un gap di idee, perché qui ci sono persone sensibili, è un gap di rete, di cooperazione e collaborazione. E altro docente, dopodiché chiudo il tema dei docenti, Leopoldo Noventa, lavora per l'ente Formazione Artigiani e per il Feder Terziario CLAI ed è specializzato nei fondi indiretti, quindi 760 milioni di euro del piano operativo regionale, il Fondo Sociale Europeo e il piano di sviluppo rurale. Faremo anche da questa edizione, perché ci siamo resi conto che c'era una grande richiesta delle start-up innovative, quindi ho provato a porre un correttivo, faremo anche un focus sui fondi del MISE e del MIUR, perché il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, e il MIUR, il Ministero della Ricerca Scientifica, ex Ministero della Ricerca Scientifica, dell'Università della Ricerca, scusate, mettono dei fondi per le start-up innovative. E siccome sono tantissimi, anche in questi giorni il MISE ne ha messo 23 milioni di euro sulle regioni di convergenza, ma ne metteranno anche altri, abbiamo integrato questo perché ci siamo resi conto che c'era bisogno anche di questa piccola integrazione. Allora Leopoldo Noventa spiegherà anche questa cosa qui, che sarà una novità assoluta per la vostra edizione del Master. Questo perché ho cercato di capire se c'era bisogno di qualcosa di particolare, qui c'è molta autoimprenditorialità a queste parti, per cultura probabilmente anche, e quindi perché non fare anche una cosa del genere. Abbiamo scoperto che c'era tutto questo filone, abbiamo voluto parlare anche di questo. E con Leopoldo Noventa, solo come Fondazione Finice, io ho già vinto 6 Garanzia Giovani, che sono un fondo sociale europeo particolare, portato a casa per la mia organizzazione 50.000 euro, formato 75 persone, di cui 23%, 75 disoccupati, di cui 23% ha trovato lavoro. Per me è una bella soddisfazione. Li ho formati su cose innovative, il Onyx, la Compound Building Automation, il marketing, il green marketing, l'efficienza energetica nel building, le app, quindi tutto il mondo delle app e quindi dell'information community technology, cioè corsi che alle volte la stessa regione mi dice cosa sei ben sta roba che non ho capito, però
se formi la gente su cose nuove, il 23% di giovani disoccupati che trovano lavoro, per me è un bel fare, ecco. E, ho finito quindi, ecco, e Union Camere del Veneto, dicevo che tutti i sabati pomeriggio, il master si svolge venerdì pomeriggio dalle 2 alle 6, lì investite il vostro tempo lavorativo. Il sabato mattina dalle 9 alle 13, lì investite parte della vostra voglia di fare le cose. E dalle 14 alle 16, dopo un ecco spuntino che viene fornito qui dentro la nostra struttura, vi dividete in gruppi progetto e assistiti da Union Camere del Veneto da un lato, che conoscono i contenuti dell'Europa, e da Vito Titaro, che è un metodologo esperto in project management, e saranno 20 minuti a testa per ogni gruppo e scriverete di gruppo il bando, quindi in fase molto operativa, ok? E poi durante la settimana abbiamo messo in piedi anche l'ultima cosa tecnica di cui vi devo parlare, una piattaforma online dove caricheremo tutte le registrazioni audio del master, quindi se qualcuno dovesse stare assente qualche volta registriamo tutte le situazioni audio, avete tutti gli audio, scusate, su questa piattaforma, e mettiamo le slide e mettiamo anche le pillole, cioè abbiamo realizzato, ci sarà una pillola in più anche da parte di Leopoldo Noventa, quindi abbiamo aumentato di una pillola questa edizione del master. Le pillole sono video di 14 minuti che riassumono i punti salienti del master per rafforzare, perché in un progetto Erasmus Plus sulla didattica delle scienze, la dottoressa, la professoressa Orietta Zonato dell'Università di Padova ci ha spiegato che per fare bene le cose bisogna avere un supporto video, visuale, le slide, un supporto audio a casa che aiuta, perché se qualcuno ha perso un passaggio lo possa recuperare, una fase laboratoriale e sui quattro punti rifissare il concetto con una pillola che condensi gli elementi principali in 14 punti, perché ci ha spiegato che la conoscenza delle persone si aggrappa a dei pillar, a dei punti stone, attraverso dei quali si attivano dei ricettori con cui si ricordano molte cose, quindi ci sono dei punti di conoscenza di primo livello che ti permettono di attivare dei punti di conoscenza di secondo livello. Dove l'abbiamo imparato questo? L'abbiamo imparato grazie a un progetto con cui abbiamo coinvolto con una borsa di studio, che erano le vecchie borse di studio messe dal Fondo Sociale Europeo, una borsa di studio su questo tema, e con un progetto di didattica delle scienze che adesso andremo a fissare col centro di produttività, facendolo diventare un progetto europeo di acquisizione delle competenze avanzate da parte del corpo docente, che è il costo, che io senza nessuna remora ritengo non essere un costo, tra l'altro nel panorama dei master si posiziona in situazione medio-bassa, ce ne sono che costano 5.000 euro, ce ne sono che costano anche 900-1.000 euro. E io rispetto sempre tutto e tutti, nel senso che sono profondamente convinto che ci siano molte cose valide in giro e anche non tantissimi ma discreti professionisti, quindi ho un grande rispetto delle altre realtà. Però so che questa è particolare, so che è sempre in movimento, non potrà mai essere copiata perché siamo sempre in movimento. In questa edizione ci sono due focus in più, c'è una pillola in più, in quella che verrà dopo stiamo già studiando di portare i gruppi progetto a Bruxelles, solo che non voglio portarli a Bruxelles per convincere la gente a iscriversi, vorrei portarla a Bruxelles per andare a presentare la scheda progetto al dirigente di riferimento. Quindi questo stiamo cercando di fare, quindi stiamo cercando di fare dei valori aggiunti di un certo tipo. E il costo del master è 1250 euro e lo vedete scritto nella scheda che avete qui davanti. Per chi si iscrive entro il 12 maggio ci sono 150 euro di sconto, che per me è una forma di rispetto per il tempo che oggi avete perso per stare qui con me, proprio perché per me, perché esca bene un master, bisogna che ci sia la gente che abbia capito che cosa mantengo da questo percorso formativo. E il master è detraibile come costo al 100% dalle tasse per le imprese, al 100% per i liberi professionisti in regime de minimis e al 50% per le partite IVA dei liberi professionisti. E questa è un'altra cosa, vedete che siamo attenti anche agli elementi legislativi che per noi sono molto importanti. E facciamo, specie per le persone che sono in situazioni di disoccupazione, delle rateizzazioni fino a 3 rate mensili,
potete immaginare cosa significhi per la mia amministrazione avere tre rate, rimanere in sospeso con l'ultima, avere anche delle situazioni giustamente di persone che possono essere in un momento lavorativo di facoltà, però questo significa che una persona con 400 euro al mese se lo può fare e dilazionarlo, quindi anche come situazione, fermo restando che necessito di avere il pagamento prima della fine del master. E la sede è Sant'Orso, è questa bellissima aula coperta da wifi con l'eco spuntino dall'altra parte. Le date sono 12, 13, 26, 27 giugno, ma le trovate tutte nella scheda progetto del volantino blu che vedete qui. E questa cosa vi dà la possibilità il venerdì pomeriggio dalle 14.18, il sabato 9.13, 14.16 di fare questo percorso, che è un percorso di crescita, è un percorso di conoscenza, è un percorso dove avete delle persone che se avete qualche situazione di problema potete interloquire, sta a voi farlo. E che dire, se ci date la possibilità di concretizzare il prima possibile le iscrizioni, per noi è un piccolo vantaggio perché ci possiamo programmare meglio, perché nel momento in cui poi io devo andare a costruire il master devo dare delle informazioni ai miei docenti, un'informazione di carattere verticale e un'informazione di carattere orizzontale. L'informazione di carattere verticale è che mestiere fate, perché devo rilevare da voi che bando vi darà al momento dell'iscrizione chiesto qual è il settore di interesse, cosa che ho fatto prima, così vi dico ci sono 4 architetti, ci sono 3 persone di startup innovativa, 5 particolari, c'è un artigiano che fa cornici, verifica un pochino, ve lo dico perché c'è sempre una persona che fa delle cose particolari, poi si scopre che tira fuori dal cappello delle cose simpaticissime, però il corniciaio oggi mi dà la possibilità di spiegare questo, poi magari ripeto scopro che fa cornici per è multinazionale del territorio e nel qual caso è una vera e propria impresa. Oltre questo va data la sensibilità perché ci sono bandi per tutti, e dopodiché c'è un taglio orizzontale, la provenienza geografica. Se c'è qualcuno, ecco, Sant'Orso di solito è abbastanza concentrato in Veneto, quindi basta fare i fondi diretti regionali, però alle volte mi capita di avere qualcuno che viene da comprensori diversi, da regioni diverse, e qui faccio un piccolo panorama anche dei fondi delle altre regioni. E se interessanti cerco sempre di farli, perché poi magari c'è qualche azienda che ha una sede operativa da altre parti, l'associazione spesso può avere associazioni in altre sedi d'Italia, quindi è sempre buono sapere che magari un'associazione che ha tanti associati in giro per l'Italia ha una sede operativa a Brindisi, possa avere una cosa anche a Brindisi. E io di solito, arrivati a questo punto, allora aspetta perché io sono sempre poco bravo nella parte del prezzo, perché poi alla fine le cose le faccio soprattutto per passione. Ah sì, l'ultima cosa, chi sono le persone che con noi fanno queste cose? Con Servizi Veneto, con quale facciamo l'edizione a Padova, che è la rete degli utilities del territorio. Devo essere sincero, ne sono venute 5 finora e queste 5 hanno usato benissimo i finanziamenti, ma hanno anche scoperto che potevano usarsi benissimo i certificati bianchi e fare milioni di euro di fatturato o di risparmi energetici che non, per qualche motivo tecnici che erano là dentro non ne sappiamo niente. E lo studio Rödl & Partner, che è uno dei studi di avvocatura più grossi a livello mondiale, chi è che è avvocato qui? C'era un avvocato, mi pareva, giusto? Ok, se andate a vedere è quello che è uscito, fatalità. Comunque lo studio Rödl & Partner è uno studio un po' particolare, è una rete di studi di avvocatura europea molto importante, tedesca, la quale gestisce però fondi di investimento e fa due diligence per progetti ad alto livello sull'efficienza energetica. Il Turing Club, e tra l'altro per questo master riusciamo a dare i crediti purtroppo solo per gli avvocati, perché l'ordine ha dato la possibilità di farlo a livello centralizzato. Per tutti gli altri però c'è la possibilità di richiedere una lettera firmata che presentate al vostro ordine che vi riconosce i crediti, quindi per tutte le altre persone guardate questo. Il Turing Club, che è stato allievo del nostro master, con il quale invece facciamo il master adesso in co-brand a Milano, per spiegarvi il rapporto che abbiamo con le nostre realtà, questo è il Turing Club Italia. E il centro produttività Giacomo Rumor, forse qualcuno avrà avuto la mail da parte del Giacomo Rumor, il quale si rende conto che su questo territorio spesso non ha sul tema dell'europrogettazione dei gruppi sufficientemente evoluti per fare un certo tipo di ragionamenti, eppure loro sono molto bravetti su alcuni programmi in particolare.
e il comune di Sant'Orso con la rete dei comuni contermini, che rappresenta il caso un po' illuminato, dove la dimensione non è eccessivamente grande di abitanti, ma la presenza molto significativa del tessuto storico di Villa Rossi, dell'ospedale, di Villa Miani, che quindi probabilmente vi porta anche a dire qualche erronea, ce l'abbiamo più dei comunelli piccoli, insomma, così via, ha una sensibilità che ci ha aperto la conoscenza dell'Alto Vicentino, che è un territorio accattivante. Detto questo, di solito lascio un po' di spazio alle vostre domande e vi dico solamente che nella cartellina trovate altre due cose. Trovate un prodotto interessante che è una scheda idea progetto. Non è una scheda progetto, questa è una scheda idea progetto, l'abbiamo usato nel convegno appena fatto con Unicamere a Padova. E divertitevi a compilarla, mettete il nome dell'azienda. Scrivete in una sola riga la sintesi chiara della vostra idea. Non è una buona idea se non si può esprimere in una riga e uno sconosciuto possa capire di cosa vogliate parlare. Un soggetto a Padova mi ha scritto una scheda progetto di una multinazionale, Speaking Horse. Era coerente col progetto, ma il progetto deve essere chiaro, l'acronimo. Il titolo del vostro progetto deve esprimere il topic principale della vostra idea, se è energetica, sociale, civile, ambientale, associativa, innovativa, creativa, informatica, technical speaking course, information technology for speaking course, cioè bisogna dare un connotazione, già nell'idea devi essere chiaro, construction in uno è chiaro, A più house è chiaro, e-twinning è chiaro, perché vincono questi progetti? Alle volte già dal titolo esprimono con chiarezza quello che vogliono fare. Questo specie chi manda le persone dal comune li mandi già con questa idea. Seconda cosa, tipologia di organizzazione. Per ogni organizzazione c'è un tipo di bando. Scrivete anche se siete una partita IVA o disoccupati e altre cose, perché in quel caso vi suggeriamo come fare. Se siete un libero professionista, se avete una situazione di disoccupazione, potete essere, coinvolgendo il giusto partner, inseriti nel budget di consulenza dentro il progetto, come fanno moltissimi. L'architetto Gramegna, per un progetto di 640.000 euro, ha portato a casa 49.000 euro per la redazione della progettazione preliminare del progetto in 2 anni, per 25 giornate lavorative. Fa schifo, giusto? Certo, poi non è, sembra tutto bello poi quando devi fare le cose, quei 4 edili, qualche ispirazione sacrale la tiri fuori, però ecco, capire quindi la coerenza tra la riga in un progetto e l'organizzazione che la propone. Terzo, l'ambito di interesse. Questo sarà il passaggio più complesso, perché scoprirete che la vostra idea può sposare più ambiti di interesse. Edile, efficienza energetica, ambientale. Una costruzione innovativa è un progetto di innovazione tecnologica, di efficienza energetica, di nuovi materiali, di progettualità. Qual è il topic principale? Nella progettazione europea possono esserci tutti, ma è un campo su 30 che dice quali sono le integrazioni con le altre cose. Ma tu devi avere chiaro se il tuo è un progetto energetico, ambientale, sociale. Un ambito prevalente deve essere chiaro, perché è l'ambito prevalente che ti permette di individuare il quarto ambito, che è, e io qui ho finito così ti devi andare via dalla via, il quarto ambito è la linea di finanziamento. Ecco, la coerenza di queste quattro cose, se quando doveste iscriversi insieme alla scheda di iscrizione me la mandaste, è un'innovazione di questa edizione del Master, la faremo sempre. Mi mandate la scheda di iscrizione e provate a compilare questa idea progetto. Piccolo sforzo, perché così proviamo anche ad arrivare già con delle idee giuste, no, al Master, questo anche per capire perché si possono fare i passaggi positivi in più. E così io sono in grado di capire queste cose. Fatemi la sacrosanto piacere di mettervi la vostra mail e io rimanderò un piccolo commento di 5 righe nel quale vi suggerisco sull'idea progetto punti di forza e debolezza. Degli iscritti a Padova abbiamo 12 persone che hanno usato questo strumento. Mi fa molto piacere, mi permette di essere più incisivo poi sul lavoro che devo fare. Sono aperto alle vostre domande e saluto chi ha dedicato il suo tempo. Speriamo di sentirci. Scusate. Ciao. Grazie, grazie a lei. Ci vediamo. Non so poi se tu, Franco, hai altri figli di scappare, quindi accolgo l'occasione del momento di silenzio iniziale per salutare anche il signore e ringraziarlo.
Ecco, dentro trovate poi anche un'idea del corso di opportunità commerciali Italia-Cina che partirà a settembre, perché è l'altra cosa che facciamo, mettiamo messo così. Chiedo scusa, un dettaglio, non ho capito, se desidera che questo glielo rendiamo ora? Allora, se volete potete anche renderlo ora, e non c'è problema, ve lo mando volentieri, soprattutto però vi chiederei di farlo se vi iscrivete, perché mi può essere utile per indirizzare i docenti. Potete anche farlo insieme all'iscrizione, cioè se volete me lo mandate direttamente ora, se volete, e come sarebbe anche un po' più coerente, quando mandate la scheda di iscrizione me lo mandate anche, però visto che il comune di Sant'Orso è un comune amico, visto che poi insomma si tratta di una trentina di persone, se dovesse arrivare non mi sdegno la scheda e vi mando una mia idea, va bene? Chiedo un'informazione, oltre all'edizione che sta per partire di fatto, ne prevedete un'altra successivamente qui a Sant'Orso? L'avete già calendarizzata? Non l'abbiamo già calendarizzata, e noi a Sant'Orso ragioniamo, facciamo il progetto, vediamo i risultati e li pianifichiamo. Io mi auspico che sì, per rispetto del territorio voglio anche vedere i risultati pratici che verranno fuori, adesso che anche sia un sindaco, in linea teorica il piacere sarebbe di renderlo almeno un'edizione all'anno, di farla. Il punto è che la prossima, per una logica di numeri, riuscirò a farla l'anno prossimo, più o meno nello stesso periodo, e questo significa arrivare a metà 2016 con 2 anni e mezzo di programmazione fatta. Se hai dei problemi di date, valutiamo di fare un mismatching tra l'edizione di Padova e l'edizione di Sant'Orso, e tengo il 100 di costo su Sant'Orso, ecco, se questo come lo fai, cioè se non vuoi due lezioni, magari quelle ve le faccio recuperare a Padova. Lezioni di Padova come parte? E dopo te la dico perché non me la ricordo a memoria. Ok. Grazie mille. Parte un po' prima, poi ce ne sarà un'altra dopo, però parte il 15 maggio, parte. Okay. E però insomma ce ne sarà anche un'altra successivamente dopo. Ecco, diciamo che le prime due si possono abbastanza scorporare dalle altre. E le altre 6 avrebbero una logica di connessione un po' più pratica. Diciamo che se le prime due te le guardi come pillola, riesci a recuperarle. Le altre è un bel interagire col docente. Se poi magari studiamo assieme come si può fare. Ecco. Domanda provocatoria. Visto i finanziamenti che ci sono appunto per crescere le aziende, non è possibile legare a un finanziamento europeo il costo vostro? Ma in realtà ci sono dei finanziamenti che si potrebbero utilizzare, sì, certo, in vari titoli. Uno è, se uno è dipendente di un'azienda, utilizzare il fondo impresa. E c'è un avviso del fondo impresa che scade il mese prossimo, mi pare, per progetti da 2 a 10 mila euro. Lì lo avete in casa, questo è un bando, fino a poco tempo fa c'era anche l'accantonato, per essere chiari, oltre a fondi impresa c'è anche il FAPI, ci sono 13 fondi interprofessionali, le cooperative hanno il FONCOP, hanno il FONCOP, per esempio noi abbiamo ottenuto con il FAPI e il FONCOP la iscrizione gratuita per una decina di persone a Padova, però devono attivarsi le varie realtà e deve esserci la concomitanza giusta del bando, e quello è un modo. L'altro modo sono i fondi bilaterali tipo l'EBAB, per le imprese artigiane per esempio c'è l'EBAB e c'è la possibilità di chiedere all'associazione di categoria di riferimento se è possibile farsi finanziare con l'EBAB il costo del corso, queste sono due opportunità. E dopodiché c'è il discorso fiscale di cui parlavo prima, posso reattizzare, c'è il recupero fiscale. Quando ci sono queste cose io cerco di tirarle fuori, ovviamente nel Vicentino ho un po' meno il polso, cioè anzi se c'è qualcuno qui sul territorio che mi può agevolare un minimo di attività, però insomma so che c'è un grande gruppo di cooperative, lì FONCOP, FAPI, Fondo Impresa, sono tutte cose molto, molto blasonate. Queste sono le uniche cose che penso si possano tirare fuori. Lei fa parte di una, mi ricordi che... No, beh, io ho partecipato a dei fondi di CIPV sì, per dei corsi, però adesso non so, so che... Ma lei è dipendente delle... adesso? Perché sono cose di solito per gli... è dipendente in questo momento? No, no, un imprenditore... Imprenditore individuale. Sì, individuale, sì. Lì l'EBAB potrebbe essere un'impresa artigiana? No, non è artigiana. E perché per esempio adesso è appena partito e siamo riusciti a portare a casa 10 borse di studio con i voucher del FAPI che erano per gli apprendisti, e lì abbiamo fatto fare 10 corsi gratuiti agli apprendisti, dove c'è possibilità io ci metto anche questo. Poi diciamo che la cosa migliore sarebbe quella di provare a far sì che poi vi rientrino. Ecco, devo dire una cosa interessante, molti
fanno, nel prossimo mese usciranno 20 milioni di euro sul Fondo Sociale Europeo. Molti portano come progetto d'esame, come prova d'esame, il Fondo Sociale Europeo, portano un bando del Fondo Sociale Europeo, che è abbastanza semplice, si mettono come docenti, tutor o orientatori del Fondo Sociale Europeo e recuperano dai 2 ai 10 mila euro di finanza come docenti, e sul contenuto di questo corso, che è per la formazione, costruiscono il contenuto del progetto europeo. È un'innovazione che ho osservato dagli stagisti, perché i veneti sono bestiali su ste robe, però voglio dire, è simpatica, nel senso che per esempio gli architetti lo hanno fatto molto, a Padova lo studio Galli, che è architetto, qui lo conosce, immagino, no? In questo periodo più di altri studi per questioni legali, però insomma delle realtà che provenivano dallo studio Galli e così via, hanno individuato un progetto Fondo Sociale Garanzia Giovani, che stiamo scrivendo in questo momento, dove loro faranno 6.000 euro di docenze su valutazione impatto ambientale, progettazione preliminare, GIS, roba del genere. Studieranno i contenuti per i disoccupati che poi vogliono sviluppare nel progetto europeo, quindi la formazione la faranno coerentemente su quella che è la loro idea, che è un'idea prettamente del mondo dell'architettura, sulla salvaguardia idraulica del territorio. E quindi faranno questo piccolo fondo, portano a casa le prime risorse, con queste risorse si sono recuperati il costo del master e anche qualche minuto. E poi vanno a caccia del, scrivono il vero e proprio bando di interesse, che sarà un life. Quindi esistono anche, in questo caso significa voler provare una cosa un po' più semplice all'inizio, tirare a casa le prime risorse e con questo autofinanziarsi. E qualcun altro usa parte di questi soldi anche per chiedere un piccolo supporto di consulenza, cioè dice: io arrivo fino a un certo punto nel scrivere il mio progetto, voglio che una persona di riferimento della fondazione mi faccia un incontro iniziale personalizzato di mezza giornata, dove mi presenta una checklist di quello che devo fare, un incontro a medio termine di mezza giornata dove verifichiamo il formulario a metà della scrittura, e un incontro finale un mese prima della scadenza dove presento il formulario e in mezza giornata me lo correggete e mi dite tutto ciò che sbaglia. Questo ha un altro 1.700 euro di costi in più, è sempre meno dei 5.000-8.000 dall'altra parte che servono, e però è una consulenza mirata di supporto, cioè quello che noi vogliamo è che il soggetto acquisti un'alfabetizzazione, una capacità di scrittura, e che limiti i costi di consulenza laddove c'è veramente bisogno, non su tutto, perché se tu non sei padrone del tuo progetto, difficilmente ne abbiamo visti che vincono. La componente passionale nel progetto difficilmente riesce a metterla al 100% un consulente, deve essere meta dal soggetto che lavora. Questa è una cosa fondamentale. Quindi noi agiamo molto su questa logica: se proprio serve, l'indirizziamo una persona al costo, quindi senza marginalità di nessun tipo, la quale persona, oltre alla quota d'esame, se qualcuno vuole, fa questo. L'abbiamo fatto per 2-3 corsisti, vediamo che è una cosa che è molto apprezzata. La quota d'esame quanto è? Eh? La quota d'esame? No, è compreso, questo è compreso tutto, la quota dell'esame è compreso nel corso. Ed è, però mi fa piacere che l'hai nominato, perché l'esame è una forma di consulenza, cioè avere uno che ti dice il partner è debole, trova questo, richiami Mazzariol che ti trova il partner, qua hai scritto sbagliato, ritaralo, è quello che fa poi il consulente, cioè state a credere che faccia cose poi molto diverse. È che poi il consulente mette arte e sapienza, però il consulente è uno che scrive di gelati anche se non è mai saputo uno, c'è la bravura del consulente che qualsiasi cosa gli porti sotto è in grado di scrivere correttamente un formulario, però siete voi che dovete dargli il valore aggiunto, non è in grado lui. Per esempio, io ho sbagliato un progetto, nonostante ne dica moltissimi, sul settore della moda, perché l'ho scritto correttamente, ma sul settore della moda non sapevo una mazzafava, e non è stato bravo il soggetto che me l'ha commissionato a darmi le cose. Io ho provato a dirgli: guarda che qui non ne sa niente, lui ha sottovalutato la cosa in qualche maniera, e quel progetto è andato male. La volta dopo l'abbiamo ripresentato, è andato positivo, ma perché abbiamo cambiato approccio, perché alle volte il cliente a tutti i costi che vuoi pagare non capisce che invece bisogna che ci metta una parte passionale, perché il progetto vale, è fondamentale. Allora ci vediamo, qualcuno interessato, ci vediamo in aula presto, ancora ci sentiamo la settimana prossima. Bene, grazie. Allora una insegnante precaria che vive di precariato, colpita dalla spada di Damocle della riforma Renzi,
per me è una forma di impegno importante, significa che bisogna metterci un'attenzione in più, insomma, perché capisco il gesto. Prego. Sì. Io vado piccolo, tutto mi occupo, cioè, tengo da piccolo, siamo un'associazione piccolissima di fare, facciamo un festival itinerante nelle ville venete di musica classica, e ho anche rapporti con l'orchestra europeo, quindi a me interessa molto l'aspetto didattico, l'aspetto musicale, però sono dentro anche il circuito di ville, quindi penso che per il turismo sia, potrebbe essere un'arma per me vincente. Deve essere venuto il nostro, come si chiama il libro? Il Festival Castelli e Ville Musica. No, no, il presidente del circuito Ville Veneto, perché c'è il consorzio, poi... Allora, c'è l'associazione Ville Veneto, che è Alberto Passi, e l'Istituto Regionale Ville Veneto, che è Giuliano Fontanello. Ok, no, poi no. Ce ne sono altri, sì, ma sono proprio una cosa piccolissima. Però... Beh, in questo momento io sto curando un progetto per le Ville Venete con una grossa multinazionale che è per cui io faccio la formazione, che è ABD, perché c'è un grande interesse sul tema delle Ville Venete e sulla mobilità elettrica. E questo c'è tutto un circuito sulla mobilità elettrica nelle Ville Venete che è molto all'altezza. Quindi ci sono molte cose. Lì ci sono due tipologie di progetti. Sicuramente molti progetti che possono andare a finanziare questo sull'ambito culturale, in particolare il programma COSME di cui oggi ho parlato poco, arrivederci, il programma COSME di cui ho relativamente parlato poco, chiedo scusa, ma effettivamente avevo fissato la provincia, non avevo fissato la differenza della cultura, quindi chiedo scusa di questo, lo stesso piano operativo regionale e con la logica di far lavorare anche aziende nel mondo della cultura. Attenzione, perché molte delle ville verde sono hotel, sono, e quindi è una, questa che viene vissuta come una minaccia. In realtà, per esempio, è una cosa che io mi sento, cioè so che potenzialmente può andare a funzionare molto, però ad esempio mi occupo di musica, quindi avrebbe bisogno di sostegno questa cosa. Noi tra l'altro con l'orchestra civica dei Fiati di Padova, di Bettella, facciamo, cioè, molto importante, e ci sono tutta una serie di filoni legati alla cultura e al festival. E il limite è che, allora, hai detto una cosa che può essere molto utile, reti con molte orchestre a livello europeo, fondamentale perché deve avere un valore aggiunto europeo e quindi l'idea deve sposarsi non solo col circuito venete, ma dovrà essere trasferibile in almeno altre due nazioni con percorsi omogenei e analoghi, e in questo ci sono già moltissime esperienze. Penso, io ho vissuto 2 anni fa un progetto culturale che ho trovato devastante sui fondi europei, che è devastante sul positivo, veramente colpito, che è Alhambra a Granada, e dove su tutta la via degli Alcazar hanno messo, è stata anche Malaga città della cultura, quindi ci sono anche tutta una serie di fondi europei che finanziano le città della cultura, però ecco, bisogna andare a prendere queste persone dove dentro Alhambra facevano una serie di opere liriche e di recupero anche della cultura degli Omaidi, quindi con un filone di fondi europei che andavano anche nel Nord Africa come cooperazione, quindi sono andati a pescarsi dei fondi di cooperazione Europa-Africa, andando a recuperare il tema culturale della musica degli Omaidi all'interno della serie degli Alcazar, che era stata degli Omaidi, poi conquistata da Carlo V, quindi è stato il passaggio dalla cultura musulmana alla cultura cattolica. E quando viaggio con l'occhio dell'europrogettista queste cose le assorbo come una spugna, no? Un viaggio diventa una cosa incredibile, io vado a vedere i luoghi e dico, ah, vedi, se li sono andati a prendere questi impari. Però hanno fatto una cosa strepitosa, hanno portato soldi alla cultura per un filone che sarebbe impensabile magari qui. Quindi c'è molto da lavorare, il tema è molto caldo e peraltro ci sono anche dei fondi, dei piani regionali energetici legati alle aziende, alle ville, dove si possono fare anche degli interventi sulla parte di spettacolo, quindi anche mettere a disposizione l'aspetto normativo per fare poi questi concerti, quindi anche attrezzarli, perché c'è un costo dietro queste cose qua, logistico, di approvvigionamento elettrico, di salvaguardia acustica, di vibrazione sugli intonaci, so che c'è anche una serie di cose del genere interessanti. E poi c'è il programma COSME, dicevo, per esempio c'è il programma culturalmente della Fondazione Cariparo, che esce ogni anno, che è per provincia di Padova e Rovigo, e quindi occhio anche alle fondazioni, Fondazione Cariverona ha delle linee di bando su queste cose qui, e anche il piano di sviluppo rurale, che non sembra, se ci sono realtà agricole dentro le ville venete, in qualche caso c'è, può dare degli investimenti per portare in ambito agricolo e culturale, in ambito agricolo l'aspetto culturale. Sui Colli Ugrani, per esempio, l'azienda vitivinicola Zanovello, sull'alta via del Venda, ha fatto un recupero di, che è il soggetto con cui abbiamo fatto molti progetti europei, e soprattutto
legati al food e al vino, e però ha recuperato insieme all'ente Parco Colli un'arena naturale all'interno del quale fanno un certo tipo di concerti anche moderni in ambito rurale. E quindi ecco, bisogna un po' uscire dalla logica che cultura sia solo quello che finora abbiamo visto, che possa andare solo su quel filone, che deve essere quello centrale, ma cultura può voler dire turismo, turismo musicale, può voler dire scambio di professionalità, qualifica omogenea delle orchestre, concorsi, recupero da una parte per sostenere progetti dall'altra, serate di solidarietà, cioè ci possono essere tutta una serie, oltre che possono esserci dei progetti di innovazione nell'ambito musicale per innovare la registrazione, innovare gli strumenti, creare merchandising, cioè per esempio l'associazione Dolomiti UNESCO già nel master precedente è venuta a fare il master per creare un sistema di merchandising legato a una mostra itinerante culturale sul tema delle rocce, per mettere la stratificazione delle principali rocce dolomitiche sulle t-shirt come elemento di merchandising. Cioè l'Europa va in direzioni veramente incredibili, e se le cose stanno in piedi stanno anche per questa cosa qui. A Roma l'Orchestra Sinfonica di Roma ha mandato dei biglietti a 75 euro per fare la rappresentazione sinfonica della colonna sonora di Guerre Spaziali di Star Wars, che uno dice cos'è papà, poi scopre invece che è opera sinfonica moderna. E quindi la gente va a sentire un concerto convinto di avere Lord Fenner con la spada e scopre che dietro a uno dei più grandi saghe epiche c'è la musica d'ascolto di una contemporaneità della musica sinfonica che si pensa morta nel 1800 e che in realtà invece esprime ancora oggi tutta una serie di interpreti, penso a mi sfugge però, è un finlandese molto in gamba, ho la fortuna di avere un cognato che mi impone una cultura di alto livello quando vado a pranzo da loro, quindi mi tocca sapere, però devo dire cose veramente molto interessanti. E ecco, quindi occhio che innovazione c'è, quindi noi riempiamo le ville con i quartetti d'archi di Vivaldi, e nel teatro, io posso dire, non, per quanto li adori, non se ne può più di Goldoni, di Zante, che se sempre qui, no? Innoviamo. Ma se innovi cerchiamo di capire anche quale elemento del classico portare nel moderno e come, perché la gente poi viene attratta. Ecco, per esempio c'è stato il festival a Padova della musica etnica l'anno scorso, l'Eurofolk, e quello è uno dei finanziamenti per esempio che venivano portati avanti a livello europeo, e sono finanziamenti europei COSME per questo tipo di programmi. Quindi occhio che potrebbe essere anche un'azienda che innova qualcosa all'interno del processo culturale che tu hai, e se innovi qualcosa che la gente piace ci fai 20 concerti. Perché io sono convinto che se tu a Stravilla Pisani facessi la colonna sonora di Guerre Spaziali avresti pubblico giovane che non attiri, riempiresti la villa anche 20 volte, è che tutti vanno sempre a piazzarci giù la stessa cosa, piuttosto che penso anche voi il Signore degli Anelli, no? E portare la gente a capire che certe cose che tu senti in realtà però hanno degli elementi anche molto arcaici di gente che ha delle professionalità incredibili, che pensiamo alla musica sinfonica, che pare, poi vai a vedere l'assalto al pozzo di Elme, sotto di sottofondo c'è la musica sinfonica e non te ne accorgi più. O I sogni segreti di Walter Mitty, che è stata una delle colonne sonore più apprezzate, che è una colonna sonora di José González, e è una colonna sonora estremamente sinfonica, lo squalo, sono archi quelli, no? Cioè bisogna portare la gente a capire che abbiamo perso il linguaggio per apprezzare certe cose, e l'associazione Amici della Musica, che io conosco per via di mio suocero, mi dice che la generazionalità è spesso molto anziana, o se c'è gente giovane che viene, è gente giovane che appartiene al mondo del conservatorio, ma mentre a un concerto di Mark Knopfler ci vanno tutti i giovani perché sanno chi sono i Dire Straits, a un concerto di musica sinfonica o ci va chi intellettualmente è collocato oppure non ci si va, no? Se invece riesci a trovare delle chiavi di liaison, che è ricerca di marketing applicata al mondo culturale, apri delle situazioni interessanti, dal Palladio all'architettura di fantascienza, cioè si possono costruire dei festival su queste cose.